così. Ed ecco gli highlights della gara, come ricordavamo, con la partenza in regime di safety car, proprio per evitare il rischio di una partenza da fermi, quale sarebbe stata diversamente, vista le condizioni della pista, e subito Mick Schumacher ha preso il via al comando, mentre qui abbiamo visto il Maldonado. Ritiro di Maldonado. E questa mattina invece Schumacher non era partito altrettanto bene, era stato in terza posizione nelle prime fasi, poi aveva recuperato. Qui invece abbiamo il contatto che poi porterà al drive-thru di Yifei Ye, e questo è Bites che miracolato riesce a comunque addirittura arrivare anche nelle posizioni che contano alla fine della gara. E poi da segnalare il drive-thru di Yifei Ye, da segnalare comunque la bella gara di Bertonelli, che soltanto nelle ultime fasi. Qui abbiamo invece Raucci. Vediamo Raucci che esce, non l'avevamo vista effettivamente durante la diretta, e Mick Schumacher che va a tagliare il traguardo davanti a Van Uytert e davanti a Diego Bertonelli, che quindi si aggiudica un ottimo podio. Ricordiamo, Van Uytert e Bertonelli non avevano gareggiato questa mattina perché appartengono al gruppo posizione, ed eccolo Mick Schumacher che ha dimostrato di essere veloce sia sul bagnato che sull'asciutto, portandosi a casa due vittorie in condizioni completamente diverse. È vero, assolutamente. Vi ricordo che il campionato italiano di Formula 4 proseguirà sul circuito di Adria l'8 maggio, sul circuito di Imola il 29 maggio, il 17 luglio si andrà al Mugello, l'11 di settembre a Vallelunga, il 25 di settembre a Imola, e si concluderà il 30 ottobre a Monza. Ma intanto rispettiamo l'inno nazionale per Schumacher.